Capitolo 2. Madre India. Prima parte. Procedevo sempre più all'interno delle campagne indiane, sopraffatto dall'emozione di essere finalmente arrivato. Era sera. Nel cuore abbracciavo ogni foglia degli alberi, ogni stella del cielo e ogni pianta nei campi. Tutto era nuovo ed eccitante, ma allo stesso tempo profondamente familiare. Mentre il crepuscolo lasciava spazio alla notte, una profonda calma avvolse i verdi campi che si stendevano fino al lontano orizzonte. Si sentiva il canto degli uccelli, delle rane e dei grilli. Sapevo che non sarei mai potuto sopravvivere in questo arduo viaggio fino qui, contando solo sulle mie forze. Per grazia di Dio, ero tornato a casa. Camminai per un po' di tempo prima di incrociare un'auto. L'autista mi salutò calorosamente e mi portò fino a Firozepur, una città dello stato del Punjab, nel nord dell'India. Dopo una piacevole chiacchierata, arrivammo alla stazione dei treni, dove mi offrì un biglietto per la vecchia Delhi. Da quando avevo iniziato il mio viaggio, non mi ero mai spostato in treno. Avevo sempre fatto l'autostop, ho viaggiato nei cassoni dei camion, sugli autobus con la povera gente, una volta su un cammello e su traghetti sovraffollati. Adesso mi era stato offerto un viaggio in treno. Come potevo rifiutare? Sperando in un viaggio riposante, camminavo lungo il binario con il mio nuovo amico. Dappertutto i carretti dei venditori erano pieni di cibo, snack, frutti, biscotti, souvenir, riviste, medicine, tè e vestiti. Un tipo di cibo che non avevo mai visto veniva cucinato proprio sui carretti. Qualcuno friggeva in una padellona di olio bollente delle verdure, immerse in una pastella densa e gialla. Su un altro carretto, un impasto sottile veniva gettato dentro l'olio bollente e fumante e si gonfiava immediatamente come un pallone. Poco distante, della legna bruciava sotto un wok di ferro pieno di sabbia. Il cuoco mescolava le arachidi che si arrostivano. L'odore pungente delle spezie fritte nell'olio si mescolava all'odore dei fumi del gasolio e dell'incenso. Centinaia di persone chiacchieravano rumorosamente aspettando il treno. Molte famiglie mangiavano lungo i binari. I facchini tenevano in equilibrio pesanti bauli sulla testa, con un solo piccolo pezzo di stoffa rossa tra la testa e il pesante bagaglio. I mendicanti chiedevano la carità mostrando le loro deformità. Alcuni erano ciechi, altri zoppi, ad alcuni mancavano le braccia o le gambe, avevano i volti bruciati o erano in qualche modo mutilati. Un lebbroso metteva le dita putride in faccia alle persone chiedendo l'elemosina. Madri vestite di stracci tenevano in braccio i loro bambini che avevano gli occhi da cui usciva il pus e sui quali pullulavano le mosche. Ognuno di questi sfortunati passava di persona in persona a mendicare. Sopra di noi gli altoparlanti gracchiavano continui annunci. Per terra gli sputi costellavano le piattaforme dei binari. Benché ci fosse tanta confusione, dozzine di persone dormivano pacifiche per terra in mezzo a tutto questo. Quando venne annunciato l'arrivo del nostro treno, tutti i passeggeri si alzarono in piedi. Si sentì il fischio del treno. Un fumo nero usciva dal cammino del motore e si sentiva il sibilo del vapore. Mentre la locomotiva si avvicinava al marciapiede del binario, centinaia di persone improvvisamente iniziarono a correre a tutta velocità lungo il treno ancora in movimento. Anche il mio amico correva più veloce che poteva. «Seguimi!» mi gridò. Tutto ad un tratto, quando il treno rallentò ad una velocità ragionevole, tutti iniziarono a buttarsi dentro dai finestrini. Il mio amico, con uno scatto, lanciò la valigia in un finestrino e vi saltò dentro anche lui. Io correvo più che potevo. Lui mi urlava dal treno: «Salta ora, prima che sia troppo tardi!» Lanciarmi in un finestrino di un treno in movimento mi sembrava incredibilmente pericoloso, ma lo stavano facendo tutti. Infine, dopo che alcune carrozze erano passate, feci un salto e mi aggrappai ad un finestrino.
ma stavo perdendo la presa. Guardai giù e gridai. Le enormi ruote di acciaio giravano potentemente lungo il binario sotto di me. Mi sentivo fragilissimo. Sforzandomi confusamente, in qualche modo riuscii ad infilarmi attraverso il finestrino, nel treno in movimento. Dopo pochi secondi, altri due si infilarono dallo stesso finestrino dietro di me. Dentro quel treno in movimento, guardandomi intorno, vedevo persone che si infilavano attraverso tutti i finestrini. Quando il treno si fermò, ogni compartimento era così stracolmo che nessun altro avrebbe potuto infilarvisi. Non c'era assolutamente un solo posto. Su una parete c'era un cartello che diceva «Massimo 60 passeggeri». Non riuscivo a contare, ma c'erano forse 200 persone accalcate intorno a me. Non c'era alcuna possibilità per un controllore di entrare per controllare i biglietti. Il mio amico era in un altro scompartimento, molti vagoni davanti a me, e non lo vidi mai più. Tutti viaggiavano senza biglietto. Di solito era così, imparai più tardi, negli scompartimenti di terza classe delle ferrovie indiane. C'era un prezzo da pagare, ma non era in rupie. Dentro il treno la folla spingeva da tutte le parti e comunque tutti sembravano sorprendentemente tranquilli. Dopotutto, questo era il loro tipico modo di viaggiare. Mentre il treno riprendeva la sua corsa, c'era ancora gente appesa fuori dai finestrini, eppure apparivano abbastanza calmi. Guardai verso l'alto e vidi le griglie di metallo che di solito vengono usate per i bagagli. Invece delle valigie c'erano stese dozzine di persone. Scorsi uno spazio vuoto di circa un metro e mi ci infilai. In qualche modo, raggomitolandomi, anche io mi misi tra gli altri. Dal rifugio della griglia per i bagagli guardai giù verso la folla densamente accalcata e mi sembrava di viaggiare in prima classe. Ero emozionato di essere in India. Quel vecchio motore a vapore fischiava e sibilava nella notte finché alla prima luce grigia del mattino entrò nella stazione della vecchia Delhi. Non sapendo dove andare, scesi e camminai senza meta lungo il marciapiede del binario. Improvvisamente qualcuno mi chiamò per nome. «Monk! Monk! Non posso credere che sei tu!» Mi girai e vidi i due francesi che avevo incontrato in Svizzera. Avevamo parlato del libro tibetano dei morti sulle rive del lago di Ginevra. Dopo esserci salutati affettuosamente, mi invitarono a farmi una doccia e a riposare nella loro casa. Con un rickshaw arrivammo ad un alloggio per viaggiatori squattrinati, l'Hotel New Crown. Mi feci una doccia e mi riposai sul pavimento della veranda finché una lunga coda pelosa che si agitava sul mio viso mi interruppe il sonno. Aprii gli occhi e vidi una scimmia scura che sedeva al mio fianco. I suoi occhi verdi mi guardavano dal muso rosa e anch'io la fissavo. Non avrei mai immaginato che le scimmie selvatiche potessero vagare liberamente in una affollata città metropolitana. Altre 20 o forse 30 scimmie saltavano tra i tetti, giocando e cercando cibo. Sotto, i negozianti stavano aprendo e cercavano di spaventarle e scacciarle con dei bastoni. La mia permanenza con i francesi fu breve, perché loro stavano partendo per il Nepal. Dopo averli salutati, lasciai l'Hotel New Crown per scendere in strada. Ero molto emozionato. Qual era la prossima cosa che mi si sarebbe svelata nella mia ricerca spirituale? Stavo per compiere 20 anni e Madre India, la meta tanto desiderata, era ora di fronte a me. Uscendo dall'hotel, mi ritrovai a Chandni Chowk, un affollato bazar. La strada era affiancata da infiniti negozi. C'era una musica ad alto volume, incenso che bruciava e scimmie che saltellavano qua e là. Vedevo sari dai colori brillanti, turbanti e decorazioni dappertutto. I bambini giocavano con le mazze da cricket, mentre le mucche girovagavano graziosamente. Dopo aver passato mesi nella grave e stoica cultura del Medio Oriente, percepivo questa atmosfera come una celebrazione della vita. Camminavo attraverso le strade affollate,
osservando e assorbendo tutto ciò che potevo. Improvvisamente, un uomo mi bloccò la strada, facendomi una serie di domande. Come ti chiami? Da quale paese vieni? Hai studiato? Cosa cerchi in India? Ti piace il mio paese? Camminavamo insieme mentre ascoltava le mie risposte. Vuoi qualcosa per rinfrescarti? Mi chiese. Sì, grazie, risposi eccitato. Mi condusse fuori dalla strada affollata in un chiosco vuoto, dove un uomo a petto nudo, che indossava solo una stoffa striminzita intorno ai fianchi, prese l'ordinazione. Gettando la sigaretta fatta a mano che stava fumando, il negoziante prese un blocco di resina e lo fregò su una lastra di pietra, finché divenne una pasta di un verde pallido. Con l'indice ne raccolse un po', la mise in un recipiente di ferro con dell'acqua e agitò vigorosamente. Dopo aver versato la bevanda in un bicchiere, aggiunse qualche spezia in polvere, mescolò con un cucchiaio e sbatté il bicchiere sul tavolo. Guardai il tipo che era con me. Sorrideva in modo strano. «Bevila», disse. «È una bevanda naturale, non alcolica e molto salutare». Non avevo né mangiato né bevuto per tutto il giorno. Mescolai l'intero bicchiere. «Ne vuoi un altro?» mi chiese. Io accettai volentieri un secondo bicchiere di quell'intruglio verde e poi un terzo e un quarto. Il suo gusto astringente era irriconoscibile. «Come si chiama?» chiesi. Continuando a sorridere, rispose «Bang!». Non avevo mai sentito prima questa parola. Mi salutò e io continuai a camminare lungo la strada affollata. Improvvisamente la mia mente esplose in uno stato di intossicazione. Strani colori, suoni e infinite persone mi giravano intorno. Il mio corpo tremava mentre venivo sommerso da ondate di disorientamento. Camminando, sbattevo contro le persone. In preda alla paranoia, ero sempre più convinto che tutti guardassero solo me. Come potevo sapere che Bang è una bevanda stupefacente fatta con cannabis? Pensando che fosse innocua, ne avevo bevuto 4 bicchieri, uno dietro l'altro. Fui sopraffatto dall'orrore quando realizzai che avevo inconsapevolmente rotto il mio voto di non prendere più intossicanti. Adesso camminavo solo, in questo strano e spiacevole stato, sforzandomi di raggiungere la fine della strada dove avrei potuto scappare da quella folla spaventosa. Sembrava che la strada non finisse mai. Urtavo indifeso contro uomini, mucche, maiali e risciò. Raggiunsi la fine della strada e fissai, nel mio stato confusionale, le gigantesche pareti di roccia che proteggevano il famoso palazzo Redford. Le dimensioni immense di quello che nel XVII secolo era stato il palazzo reale dell'imperatore Mogul Shah Jahan erano impressionanti. Proprio di fronte c'era un largo spiazzo dove si era riunita una piccola folla. Nel mio delirio andai a vedere cosa stava succedendo. Un vecchio con un turbante bianco era seduto e soffiava dentro 2 canne di bambù che costituivano uno strumento musicale esotico. Lungo 50 centimetri era fatto di zucca secca. Questo incantatore di serpenti suonava un'ipnotica melodia di una nota sola, ondeggiando da una parte all'altra. Era circondato da circa una dozzina di ceste fatte a mano con i coperchi. Un enorme uomo con la barba, vestito di nero e con un turbante rosso, aprì alcune delle ceste. La folla rimase a bocca aperta. Mentre l'incantatore suonava la sua canzone ipnotica, uscirono dei cobra velenosi, sollevando gli spaventosi cappucci. Le lingue biforcute scivolavano dentro e fuori dalle loro bocche. I serpenti ondeggiavano come se stessero danzando al ritmo della musica. L'uomo barbuto aprì poi altre ceste, mostrando molte varietà di serpenti, finché alla fine ne tirò fuori uno enorme, lungo quasi 4 metri e largo 8 centimetri. La folla indietreggiò. In un batter d'occhio,
L'uomo si lanciò verso di me e mi avvolse il mostruoso serpente attorno ai fianchi. Lentamente il rettile si arrampicò verso l'alto, circondandomi il busto con le fredde e forti spire e bloccandomi le braccia sul corpo. Il suo muso era a pochi centimetri dal mio e sentivo il suo respiro. Gli occhi sottili, come fessure, fissavano i miei, mentre la lingua biforcuta si muoveva. Il cuore mi martellava in petto e tremavo, mentre il serpente stringeva la presa. L'effetto del bang era ancora al massimo. Ero sopraffatto da allucinazioni come incubi, giramenti di testa e paranoie. Nel frattempo, una folla crescente di curiosi spettatori mi circondava, tenendosi a distanza di sicurezza. Improvvisamente, un uomo mi si avvicinò parlando in inglese. «Come ti chiami, signore? Da dove vieni? Cosa ci fai tra le spire di questo pericoloso serpente?» «Per favore, aiutami!» gli dissi senza fiato. Il mio aguzzino strinse la morsa appena parlai. Era come se il serpente volesse gelosamente la mia totale attenzione. L'enorme uomo barbuto, con il turbante rosso, si avvicinò e mi guardò negli occhi, come se fossi un invasore straniero. Muovendo le mani come armi, mi urlò: 50 rupie! 50 rupie! Alla fine, qualcuno della folla mi spiegò in inglese: tirerà via il serpente solo se gli dai 50 rupie. Con grande sforzo, in qualche modo dissi: ma io non ho rupie. Lo spettatore mi avvertì: allora rimarrai così, e tranquillamente si allontanò. La mia mente si svuotò e la paura e l'umiliazione irruppero dentro di me. Mi guardavano tutti, uno strano forestiero avvolto da un serpente. Forse pensavano che facessi parte dello spettacolo. Passò una dolorosa mezz'ora col serpente che si leccava le labbra e ogni tanto mi fissava negli occhi. Tutto a un tratto, il vecchio incantatore di serpenti suonò la sua melodia ipnotica e i cobra cominciarono a ondeggiare. Molti pensieri agitavano la mia coscienza. Era solo il mio primo giorno in India. Fissando i denti del serpente, mi chiedevo: è questo il posto per cui ho rischiato la vita? Cosa penserebbero mia madre e mio padre nel vedere loro figlio, così lontano da casa, in queste condizioni? Non avendo alternative, chiusi gli occhi e pregai: «Oh Signore, se hai qualcosa da farmi fare in questo mondo, per favore, aiutami!» Non appena offrii questa semplice preghiera, sentii una piccola fiamma di pace interiore. Alla fine, un uomo solitario emerse dalla folla, con un rosario per la preghiera tra le mani rugose. Comprendendo la mia situazione, contrattò con l'uomo del serpente e gli diede 10 rupie affinché mi liberasse. Con mio grande sollievo, l'uomo dei serpenti recitò dei mantra, invitando il serpente di nuovo nelle sue mani. La folla applaudiva mentre il serpente mi liberava. Ringraziando il donatore, volai velocemente di nuovo dall'altra parte della strada. Vidi alcuni uomini che sedevano su sedie di legno e si lanciavano in bocca quelle che mi sembravano caramelle rosse. Mi chiesero se ne volessi qualcuna. Ancora curioso di sperimentare gli usi e i cibi dell'India, ne provai una. La bocca mi si infiammò. Fradicio di sudore, con gli occhi che lacrimavano, afferrai dell'acqua per bere, ma l'acqua faceva l'effetto della benzina sul fuoco, aumentando il dolore. Avevo appena mangiato un piccantissimo peperoncino rosso, il primo che avessi mai visto o assaggiato. Ancora una volta, una folla di curiosi mi circondò. Io ringraziai gentilmente e andai per la mia strada. Pensai al detto: ciò che è cibo per un uomo è veleno per un altro. Questo detto era diventato vivo per me come un messaggio bruciante. Pensai ai miei studi e alle considerazioni sull'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, e alle mie esplorazioni del buddismo, e poi ad alcune delle filosofie dell'India. Ciò che fa gioire una persona
può creare sofferenza ad un'altra. Le esperienze che facciamo in questo mondo sono relative, in quanto condizionate dalla nostra percezione soggettiva. Allo stesso modo, Dio, che è assoluto, si rivela a popoli diversi in modi diversi. Con la bocca che mi bruciava ancora, realizzai che sarebbe stato molto restrittivo pensare che c'era una sola via per raggiungere Dio.